benvenuti a quest'ultima puntata di Bar a casa tua. Volevo ricordarvi però che non termineranno qui le serie dei miei video tutorial, perché insieme ad alcune aziende abbiamo studiato e pensato a diversi appuntamenti che legano il mondo della caffetteria, quello della pasticceria, della cucina e della gelateria. Quindi continueranno le mie ricette, continuate a seguirmi nei miei canali e oggi andiamo a vedere, per chiudere in bellezza la serie Bar a casa tua, la realizzazione della spugna all'amaretto che si lega all'amarena, della fava chiaramente, e al caffè. Andiamo a vedere come si realizza, tutti i vari step, seguite. Allora, andiamo subito ad impastare molto bene 150 g di uova, 140 g di farina 00, g di zucchero a velo e chiudiamo con 120 g di top all'amaretto della Fabri. Dopo aver impastato andiamo a versare tutto all'interno del sifone Whip Gourmet della Easy. Andiamo a caricare con due bombolette di protossido d'azoto. Chiudiamo la nostra testata e iniettiamo il gas. Successivamente andiamo a shakerare molto bene e lasceremo in frigorifero per una mezz'oretta in posizione orizzontale. Benissimo, il nostro composto è raffreddato, adesso non ci resta che shakerare molto bene e andare ad inserire il quantitativo che ci serve, che vogliamo cuocere, all'interno di un vasetto in vetro, può essere anche uno stampino in silicone, dipende qual è il nostro obiettivo finale, ok? Noi adesso, dato che vogliamo realizzare un piatto, andiamo a costruire una spugna un po' più grande. Mettiamo in microonde un minuto a 400 watt. Una volta cotto, chiaramente, lo facciamo raffreddare. Dopodiché andiamo a staccare la nostra spugna e a posizionarla all'interno del piatto o del bicchiere nel quale vogliamo realizzare il nostro drink. Noi abbiamo fatto una semiluna che sembra veramente quasi una spugna. Ora andiamo a guarnire e a condire per completare il nostro piatto. Perfetto, abbiamo fatto uno scavino, eh? Adesso vi spiego perché. Andiamo a guarnire con panna, amarene e amaretti. Ciuffo di panna al centro della nostra spugna. E a questo punto andiamo a sbriciolare un amaretto sulla nostra panna per dare una consistenza tattile e croccante. Un paio di amarene. E chiudiamo in superficie con un po' di sciroppo di amarena. Bene, non ci resta che servire il caffè estratto con la moka in una tazzina che accompagna il piatto. E il nostro dolce fatto in casa è pronto. Spugna all'amaretto, panna, amarene, amaretto sbriciolato e caffè estratto con la moka. Lo potete fare a casa e lo potete fare al bar. Ragazzi, io vi aspetto ai prossimi tutorial, ve l'ho già detto, seguitemi perché vi darò tantissimi altri consigli per realizzare delle ricette particolarissime sia a casa vostra che nel vostro bar. Un abbraccio, a presto, ciao!